Ciao a tutti! Non mi è esplosa la dispensa. Come vedete, ho deciso di partecipare al videotag Una spesa in tempo di crisi. Questa è la spesa che ho appena fatto e vi posso già dire, da questa panoramica potete vedere il tavolo è tutto occupato. In totale ho speso 54 euro. Poi mi direte se secondo voi ho speso tanto. Mi Ho speso avvicino e vi giusto. faccio vedere con più precisione quello che ho comprato. Allora, ho preso delle vaschette da mettere in forno. Come frutta ho preso dei kiwi, dei pomodori. So che non è ancora stagione, ma mi piacciono nell'insalata, quindi li ho presi. Delle fragole e delle banane, perché ho deciso di fare una macedonia con questi tre ingredienti. Poi ho preso del pane e una focaccia. Il pane ho preso del pane integrale, ho preso 4 pannine di quelle lunghe e le ho pagate 1,69 euro. Poi ci sono dei panini per hamburger, una maionese, la rucola, questa precisione come vedete è 99 centesimi, una confezione di insalata. L'ho presa già pulita perché non so se capita anche a voi, ma tante volte quando vado al supermercato l'insalata che a me piace è sempre tipo appassita e quindi in quel caso piuttosto che buttarla via tutta preferisco prenderla già confezionata. Poi ho preso delle lasagne fresche di Giovanni Rana che sono veramente molto buone perché ho deciso di fare le lasagne al ragù, poi vedrete che infatti ho preso altre cose per prepararle. Ho preso della pasta che mi mancava, noi in particolare mangiamo tantissimo le mezze penne e i maccheroni, i tortiglioni, insomma come li chiamate. Potete anche vedere dalla marca dove ho fatto la spesa. Poi ho preso la passata Mutti, che solitamente costa di più, ma oggi era in offerta a 69 centesimi, quindi ho deciso di prendere queste due per fare i ragù. Poi una schifezzuola surgelata, io vado pazza per questa pizza. Lo so che magari mi direte è piena di schifezze, però è buonissima. Cioè, io l'adoro, non è che la mangio tutti i giorni, però quando decido di mangiare una pizza surgelata è questa. Poi ho preso un prodotto per il bagno, un bagnoschiuma. Questo qua in particolare di questa marca, Nature Beauty, non so se nella vostra città c'è, ai fiori di loto. Vi posso assicurare che ha un profumo pazzesco, c'è anche per lavarsi le mani, veramente rimane addosso un profumo stupendo. Ho preso il latte intero per fare la besciamella. Io non sono una grande consumatrice di latte, non mi piace particolarmente, però per la besciamella o comunque un goccino del caffè a volte lo metto. Poi ho preso del prezzemolo surgelato, lo sapete ormai che io uso quello surgelato. Il formaggio già grattugiato, anche questo era in offerta, beh, in offerta, 10 centesimi di meno del solito, però tutto fa, no? Quindi ne ho presi 3. E ho preso quindi, vi dicevo, per fare il ragù, il macinato, anche questo era in offerta, costava meno al chilo, quindi comunque sono, se metto a fuoco. No, lo metto a fuoco, comunque sono 550 grammi al prezzo di 2,91 euro. Quindi diciamo non è male, di quello misto diciamo. Poi ho preso due svizzere, due hamburger, anche queste in offerta a 1,60 euro perché sono quelle sempre marchiate del supermercato. Ho preso dei funghi secchi, perché ho deciso questa volta di fare il ragù insaporito con i funghi, quindi ho preso questi qua, una confezione più piccola, 2,10 euro. Devo dire che i funghi secchi generalmente costicchiano, perché qua sono veramente 2 o 3, sono 10 grammi di funghi, 2,10 euro, 2,19 euro mi sembrano, insomma non sono pochi. Le sottilette, anche qua per sempre il solito discorso che farò le lasagne, ma comunque come avete visto anche nel video cosa c'è nel mio frigo, a me piacciono le sottilette così anche in natura, normali senza niente, comunque accompagnate, ad esempio nel, nella pasta
nell'hamburger che preparerò in settimana, insomma, mi piacciono. Ho preso il burro, anche qua il burro nel frigorifero io penso che tutti più o meno ce l'abbiamo, non lo uso ovviamente sempre, però a volte semplicemente per una pasta in bianco o anche per cuocere del semplice petto di pollo, una volta magari lo fai alla griglia, una volta lo fai fritto e una volta magari lo fai con il burro, insomma. Lo stracchino, che anch'io mi piace tantissimo lo stracchino, questo in particolare è uno dei miei preferiti, in più oggi era in uno sconto, super sconto, quindi tanto meglio. Lo yogurt, non ho una marca in particolare sinceramente, perché non lo mangio spessissimo, però ogni tanto mi viene voglia, allora lo prendo. In particolare oggi ho preso questo sempre della marca del discount, e pesca albicocca che mi piace tantissimo. Della pancetta affumicata, questa la uso sia per fare la pasta in diversi modi, quindi può essere una carbonara, una matriciana, la pasta che ho già fatto mi sembra con pancetta e zucchini, oppure anche semplicemente come contorno accompagnata magari a una salsa di pomodoro e dei fagioli borlotti. Poi ho preso due vaschette di prosciutto cotto di questa marca, che erano in offerta, nel senso che erano a 1+1, quindi al prezzo di 1 ne ho prese 2. Siccome che questa marca non costa poco, penso di aver fatto un buon affare. Come ultima cosa mi sono rimaste le salsicce. Anche queste qua, come avete già visto forse nei miei video, ho già fatto una ricetta con queste, un primo. Però comunque si possono usare anche per fare un secondo, sempre accompagnate con una salsa di pomodoro e dei fagioli. Oppure anche in questo caso una di queste salsicce andrà a finire nel mio ragù, che sarà un bel ragù bello saporito questa volta. Quindi vi rifaccio una panoramica finale, questo è tutto quello che ho preso quindi oggi. Questa è la mia spesa, non è sempre così, ovviamente delle cose ci sono che prendo diciamo sempre, tipo la frutta comunque sia la prendo sempre, poi ovviamente in base alle mie voglie la stagione cambia, l'insalata la compro sempre, la pasta, pomodoro, insomma delle cose diciamo sono quelle che diciamo in tempo di crisi compriamo sempre. Come vedete non ho esagerato con cose inutili tipo dolciumi, schifezzuole varie, perché secondo me non che non le compro, perché le compro. Però appunto in una spesa in tempo di crisi certamente si evitano certe cose, quindi il mio diciamo sgarro è stato forse la Big America, che potevo benissimo non comprare. Per cui niente, spero che questo video vi abbia divertito, a me tantissimo, mi piace molto guardarlo, anche perché è un modo anche di vedere diciamo dei prodotti che a volte non siamo tentati di prendere, ma guardiamo magari il prezzo, ma ne varrà la pena o non ne varrà la pena, quindi magari in questo caso io magari di qualcosa ve ne ho parlato, quindi mi può venire la curiosità magari di provarlo. Quindi io vi mando un bacione, se qualcuno vuole partecipare a questo video tag, che comunque è in giro già da un po', sarei ben contenta anche di riceverlo sotto al mio video. E quindi niente, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. E ovviamente ringrazio Mauro 55 Winston 55 per aver fatto questo video, che mi ha veramente divertito. Un bacione, ciao!